Allora, che siamo quasi. Però la Bora sta già arrivando, siamo già quasi in diretta. Non so che domanderemo Diego info. L'esperto, chiamiamo l'esperto. Arriva l'ultima compagnia. La Bora, nata nell'88 da una scissione degli spazzacamini che si divisero in Falisca e Bora. Le Falisca sono fallite e sono rimasta la Bora. È l'ultima compagnia nata nel Carnevale Mugesano. Ma c'è spazio per nuove compagnie? Cioè, se uno vuole. Se uno vuole, devi avere l'unanimità delle altre compagnie. Ah, devi decidere se tutti quanti che va bene. Esatto, è una decisione l'unanimità delle compagnie per avere nuove compagnie sfilata. Si vuole tutelare un po'. Fino a un certo numero, insomma, se no. Sì, ma domanda che se sta qualche tentativo che si andrà mai. L'autenticità. Se sta qualche tentativo che si andrà mai, qualche dunque voleva fare che dopo non si sta accettando. No. Mai successo. Ma se proponiamo per il prossimo anno. No, fermo noi, fermo mie macchine l'anno prossimo. Perfetto. Una compagnia si chiama Macete. Sì. Siamo in due. Benvenuti. Okay. Siamo noi due. Penso che non vinzemo. Grazie. Ultima compagnia. Dopo ci abbracciamo. Colpi di fortuna. Diego, staccato un'oreccia. Ricordiamo a tutti quei che ieri in cuffia e che ha sentito Flavio con due microfoni che avevamo una convenzione con degli apparecchi per sentir meglio. Sì, vabbè. Però sì, c'è una roba, insomma, che abbiamo noi parlato con sta azienda, prendiamo il 12%, quindi ogni tanto devo tirare un urlo nei microfoni. che bella questa convenzione. Boh, sta cominciando. Sta iniziando. I biscotti portafortuna. E come quale tutti porta fortuna? La gobba, quadrifogli, coccinelle, cornetti. Vediamo, la gobba, non goccia pa' niente. Non goccia pa' niente neanche sto giro. Vabbè, comunque Tegno, grazie. Grazie Tegno. Comunque negli ultimi anni ho giocato solo una volta al Gratta e Vinci, sì. Quando avevamo fatto la scenetta de Walter che doveva fare il Gratta e Vinci. E te ha vinto. Ho vinto 20 euro. Grazie. Non sto sciapando niente qua, sciapa niente. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie, bracci. Niente da fare a Walter. Proprio piace alle donne. È proprio un sex symbol. È un sex symbol. Cioè, questa anda da Robert Redford, no? Dio, speriamo che vivi avanti, povero. Ma tanto se non sei col costume, quindi se veniva a pie da Trieste. Toccare. Non si sa mai. Visto che non sono invenzione giapponese o cinese, potessi. La dea bendata, no? Dea bendata, siamo qua. Cosa? La cornucopia, come c'è quella? Cornucopia, sì. È giusto. Ma c'è poco. Potessimo fare i messaggetti all'interno dei biscotti della fortuna, ecco. Quello penso che sia impossibile. Andiamo. Mia madre allora. Cosa? Ah, eccolo! No, guarda. E questi sono messaggi, messaggi proprio bellissimi, bravo. Amore Carnevale poco dura, poco male, perché a Carnevale è un amore un pochettino con un poco strafanicio, insomma, no? Un amore così, che viene, che va. Se te nasci di Indio non te mori aquila, questa è Confugio, se non sbaglio. Sei più giorni che Luganiche, che effettivamente è dimostrato proprio. Un minatore. Volete? Ciao. Alla è grande, eh? Ah, eccolo qui, adesso lo vedo. Ah, l'ha trovato subito. Prima te ligo, te sero in frigo. Varie volte volevo farla, ma. Se calligo. È tutto. Sì.
sentite minatori, cosa c'è? Minatori. Questa è la tombola, no, questo è ancora i biscotti a fortuna. No, adesso sei minatori. Ah, i minatori. No, scusa me, l'ordine mega manda il biglietto all'ultimo momento, se i cercatori d'oro. Cercatori d'oro. Ah, i minatori subito trio però, perché si dà qua un minatore. Mi ho visto un piccone, pensavo fosse. Però l'instancabile minatore. Però colpo dopo colpo di piccone arriva il colpo di fortuna e trova un bel diamante. Esatto. Se Dario qua col diamante. E sta corrompendo la giuria. Sta corrompendo la giuria? Sì. Allora, cosa ne tocca? Guarda che bello! Per la giuria, no? Madonna, sei più vero! Ok! Codidio mi viene quasi! Questi sono i jolly. Jolly porta fortuna. Cioè, ma quanti ne ha detto codindio passando? Penso che codindio sia la parola del giorno. E arriva la tombola. La tombola, sì, infatti se... Sta arrivando la tombola. Vedo fioi dentro vestiti da numeri. Forse sei uno che ha così tanti fioi, sei il numero 78. Gavè il numero fortunato? No, ma decido adesso che sei il 7. Bel. E Walter, numero di Walter? Cosa siamo? Siamo... numero fortunato a partire da da 1 a 90 se devo trovare. Siamo ancora un giro 91, un vai come numero, ancora un giro, vai come numero, non credo che ancora un ancora giro, ancora un giro, sei un bel numero, scusami. Forse è il 8 del Caliciotto, forse ottantasette non è mai. Ogni tanto mi chiedo come fa a trovare una canzone per ogni singolo, per ogni singolo sketch. Lori. Sì. Esiste una canzone sulla tombola, ti sapevi? Esiste una canzone sulla tombola, lo sapevo. Scopro adesso. Signore e signori, finalmente un po' di coriandoli. Signora. La direzione si è rimasta invariata della telecamera? No, l'ha spostata, ma va bene se carnevale. Va bene? Sì, la vedo un poco più centralina. Sì. Banda Birimbau. Vediamo se la signora fa il bis. Sta tornando. Occhio. Banda Birimbau. Da un po' di anni che sei nelle sfilate, ma non da sempre, giusto? Berimbau? Sì, da qualche anno. Yeah.
arriva le carte da gioco. Come mai che la domenica sera metà dei Muiesani senza voce? Vedete qui che sei sfilata ziga come matti per tre ore di fila. Che poi la loro giornata continua perché va tutta in piazza fin quando che se è, penso sì, che alle, va avanti ancora un bel po'. Alle 6:30, quando sei Antonio? La... E alla fine della sfilata, dopo sarà premiazione direttamente, cioè. Al volo se va là? Sì, in piazza Marconi. 6, dai qualcosa. E continua le dirette? La diretta sarà sì anche da là, vedremo se riusciamo a collegarsi. Sì, noi no, no. La vedo dura. Faremo però... solamente diretta senza commento. Sì, sì. Era le carte e il poker con la matta de buia che balla e dopo seguirà la banda con tutta una coreografia davanti. E adesso ufficialmente mi sta guardando la diretta streaming. Ah, da solo. Ha senso qualche tempo fa? Qualcuno prima diceva che era, no, non si poteva commentare, ma dopo sarà sta sbloccato probabilmente. Se bello. Insomma, vado davanti alla telecamera, ecco. Sono sì, in tempo realissimo. Fra 20 secondi mi apparirò. No. Apparirò la banda della Bora. Eccole. Con le ragazze pronte davanti qua. Le Majorette. Rosy Bindi. Rosy Bindi. Rosy Bindi. Come mai Rosy Bindi? Abbiamo sentito tutti Rosy Bindi.
che comunque Rosibidi è, cioè, un bel pezzo, eh. Insomma, insomma, in una serata un pochettino più così, no? Girilo, girilo, eccolo, eccolo. Un altro bambino piccio che rischia di vincere assieme a quell'altro. Chissà che indormenza. Quella laggiù dovrebbe essere la ruota della fortuna. La ricordate, la famosissima ruota della fortuna della stazione televisiva del successo. C'è Mike? Me l'ha suscitato. Potrebbe essere Daniele Tavascia, giusto? Dove? Nei panni di Mike Bongiorno, là sulla ruota. Potessi essere. Vedete già anche in fondo l'arrivo del... Ma grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie mille. Grazie di cuore. Grazie, 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 mi stavo toccando dentro proprio. C'è qualche concorrente che la sta girando. Eh sì, anche la ruota della fortuna. C'è Mike, sì. La ruota della fortuna del Drios è Gastone. Cioè, mi ero Gastone. Mi ero dimenticato. Il personaggio che non sopportavo tra i... Ciao Walterin. Walterin è uno degli X-Men, ricordiamo. Sì, sì. Giancarlo, se magari vuole dare la soluzione. Questa volta non può essere che arriva la figa, ma no, colpo di segno, ma può essere, dai, una parola del genere davanti a tanti. C'è un altro codindio sulla ruota della fortuna. Veramente? Sì. Anche Camare, Sì, anche Camare. Camare, se... è codindio, allora, sì, sì. Andiamo avanti intanto, amici ascoltatori. Anche No Go Has scritto. Sicuramente un altro concorrente. Vediamo anche i dadi poi. Allora, abbiamo la bomba di Borgo. Sì, dobbiamo andare là in zona. Ma no, vediamo. La soluzione. La soluzione. Allora, viva la... E non so se posso dire quello che penso, però. Cioè, non sono sicuro che posso dire quello che penso, perché la mia sensazione. Ma siamo in fascia protetta, non so. Viva la boba! Viva la boba! E sia! Per quella! Esatto! Sì, no. Allora, per te va bene, anche viva la boba! Grazie, grazie. Grande boba di Borgo, sì, grazie per essere venuto e per aver giocato. Ah no, Mario Bianchi, non è vero? Mario Bianchi? Andava bene, addirittura, a me piaceva la boba, hai capito? Non è giusto? Va bene, allora dobbiamo cercare di capire qual è la fantomatica soluzione. Allora, vediamo se c'è qualcuno che lo sa. Non è la 1, non è la 2, non è la 3. Allora, andiamo avanti. Signor Giancarlo, vuoi provare di nuovo? La sfidata della compagnia lavora. C'è vestito del signor Giancarlo, guarda che è una grande idea. Gira la ruota. Giancarlo è bellissimo. Gira la ruota. Signor Giancarlo. Allora, ricordiamo che nella ruota abbiamo varie cose. Camare, No Goa, No Goa, c'è anche qua, è vero? Lascia! Viva la nona! Viva la nona, amici ascoltatori, vediamo se c'è qualche nona, la signora in fondo, arrivederci, che bella signora che è, e mi raccomando, complimenti per la sua età, che la porta molto bene, ma non è viva la nona, comincia con la B, la sa, vediamo! Viva la birra! Viva la birra, colpo di scena, amici ascoltatori, potrebbe essere viva la birra, ma non è. Dai, cerchiamo di dare la soluzione e noi regaleremo questa buonissima caramella. Però... Vieni, vieni Boba Piccia, vieni. Gastone che gira il coso. Il carro finale, Gastone. Carro finale della compagnia finale. Oggi mi sta più simpatico Gastone che non avevo mai sopportato nella vita. Oh, siamo in due. Grazie ai vigili del fuoco, alla polizia locale, ovviamente il comune di Murgia. Alla security. A tutte le persone che hanno garantito la sicurezza di questa giornata. Questo sguardo un po' sì. So tutto io, ma oggi si coccola. Guarda questa postazione invece.
invece abbiamo quasi finito, vi diamo appuntamento più tardi per scoprire chi sarà il vincitore di questa 66esima edizione. E siamo alla conclusione, eh? Dobbiamo andare in mezzo alla piazza. Dobbiamo andare, cioè stiamo adesso nel tira sotto Gastone. Vediamo che passi Gastone. Grazie tantissimo alla nostra giuria. Grazie a tutti i giurati, sono stati tanti, ma non siamo riusciti a nominarli tutti. Caro finale, finisce la Bora. Adesso c'è la compagnia dei pompieri subito da Drio. Bravissimi. Grazie a tutti.